Qui è partita, qui siamo partiti, ci sono, Vamena ci sono però. Ciao ragazzi. Adesso mi stanno scrivendo, questa sono sera... nella stanza, stanno tutti lì. Questa sera è un casino, però vedo live, non vedo nessuno, aspetta un attimo. C'è qualcuno, ci siamo. Ah, Daniela c'è, vedi, sì, ecco, Daniela, io se clicco... No, ma il fatto è che ci sono 30.000 persone in diretta, anche Arianna Mendo sarà in inglese. Non so, non capisco quello che c'è scritto qua. Boh. Allora, ecco. Adesso io ci sono. Ciao ragazzi, ciao Claudia. Ma Pamela sta cercando di... Ce l'hai questo pulsante verde? Che ride. Niente, nessun non hai pulsante verde. Scrivi un po' qualcosa, un commento, vedere se riesco a vederti e a dirti di venire su. Vedi, Giovanna per esempio dice, bring them on camera. Vedi, Giovanna c'ha, Fabiana anche, dice Fabiana potrei, clicco lì, Pamela eccomi qua, però tu non hai nessuno, anche Katia potrebbe, che roba, incredibile. Non ho pulsanti verdi. Il pulsante verde. Ma nessun colore ho. Ma neanche io non ce l'avevo. Aspetta un attimo, neanche io non ce l'avevo, fammela aprire di qua. Ma che sei. Questa è una comica. Se no, aspetta, guarda un attimo, Pamela, mettiti che ti si veda la faccia. Che ti si veda. No, com'è? Oh, ma solo noi possiamo fare questi casini. Siamo in differita sul cosa, che caos. Come siamo in differita? Sì. Sì, è in differita praticamente. È un casino. Sì. Ragazzi, ma come mai? Forse dovrebbe aggiornare, ma io non penso sia aggiornato, ragazzi, ma la domanda la facciamo noi a voi, come si fa, ma io con Evelyn, no? Con Evelyn Macalia, io per quello che dico è facile, tutte le volte che c'è lei o ci sono io, ci siamo detti quando c'è uno o l'altro, clicca su e vieni, e succede sempre, però non so perché, che cacchio... Aspetta che provo con... Guarda, siamo delle comiche. Perché con... non c'è più. Con BeLive abbiamo provato. Ha provato Pamela a invitare me. Ma non parte. Quando fai tutto, quando lanci il coso, la chiamata. Aspetta che mi metto aperta, che vediamo. Quando lanci la chiamata, non va. Adesso qui... che forte. Ragazzi, cavolo. Che forte. E beh, io sapete cosa mi chiedo? Io mi sto chiedendo, no? Cosa c'è di sicuramente di simpatico tutto di questa situazione, ma cosa, come mai non ci funge niente? Come Philip Coach Cavendish, vedi, Philip could be coming. Ciao Philip. Perché non provate con Instagram? Come si fa con Instagram? Ma possiamo connetterci con Instagram a Facebook? Lidia. Ciao Elena, come si fa a connettersi con Instagram? Ma c'è una diretta su Bridges, forse per questo. Ci sono ancora persone nella stanza. Oggi le sì, oggi le comiche, veramente. Io adesso non so Pamela cosa sta facendo, cosa sta pensando. E l'altra viene chiamata su MS posizionando il cellulare verso di noi. E infatti quello che pensavo, Elga, mi dice. Quello che pensavo, però Pamela dice, se facciamo così è indifferita. Vivi la... No, è acqua, giuro, è acqua. Apprezziamo l'impegno. Ma io ne avevo una... Cioè, anche io... Cioè... Pamela! C'è, Pamela! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, non ci crederete. Non ci crederete. Pamela sta arrivando. Nelle dirette... Dice più facile... Oh, mi dice che sta aggiungendo... Benvenuta, ciao ragazzi. Grazie, non so come ho fatto, ma certo col telefono che prima non funzionava, sono dovuta passare alla versione vecchia di Facebook. Ma mitica, bravo. Grazie ragazzi. Niente, comunque stasera non funziona niente né StreamYard né BeLive. Comunque, chi ha fatto mai una live di questo genere? Finalmente sì. Guarda, te la compro. Buona, solo
Oddio mio ragazzi, che faticata. Beh, adesso ci salutiamo, arrivederci, la vita di Rirazzo è finita. Allora Luca, facciamo di corsa, poi promettiamo che la prossima ne facciamo immediatamente un'altra, ok? Assolutamente. Però almeno una o due domande, stendi invece, noi a voi. Senza... Scusate, ma mi viene ancora da ridere. Allora, fateci un paio di domande, dai, almeno quelle. Oh, cosa avete fatto lunedì sera? Abbiamo provato a connetterci. Tutto il tempo. Ad ogni modo, ma scusate ragazzi, d'altronde qua troppa energia, troppa luce, è normale che qua qualcosa salta. Poi il mio telefono non sta fermo neanche se lo blocco, quindi ecco qua la quintessenza del sole. Vi volevo questa serata con Luca e ce la faremo la prossima settimana, Luca, se puoi, e se comunque dopo, insomma, vi diremo. Dobbiamo fare, sì, ci prepariamo. No, iniziamo il giorno prima, così almeno rimaniamo online tutto il tempo. Luca. Aspetta un attimo, c'è qualcuno che scrive. Stefania dice, io credo... E cosa dice? Lo credo. Io credo perché bisogna uscire dalla zona comfort affinché accadano più miracoli. Ah, io credo perché bisogna uscire... oggi. Io chiedo che bisogna uscire dalla zona di comfort affinché accadano miracoli. Allora. Ah, era per il famoso, sì, ci sono arrivata, anche perché si sente anche male, grazie al cielo. Sì. Allora, bisogna uscire dalla zona di comfort, perché nella zona di comfort non andiamo avanti, nel senso che siamo in una situazione nella quale siamo abituati, un po' il famoso orticello, no? Che si dice, se non ne usciamo mai da quell'orticello non avremo mai quel qualcosa che è differente che stiamo cercando. Quindi quello che cerchiamo non è laddove non l'abbiamo mai trovato, ovviamente. Per trovarlo dobbiamo uscire. Sì. Se qualcosa di tu, ovviamente, cioè neanche te lo dico. Cioè, sì, condivido assolutamente, perché comunque quello nella zona di comfort noi possiamo solo creare quello che abbiamo sempre creato. Perché noi proiettiamo, manifestiamo quello che già sappiamo manifestare, sappiamo creare, per cui per cambiare qualcosa, per creare qualcosa di diverso è indispensabile dover almeno pensare una cosa diversa, dire una cosa diversa o fare una cosa diversa, o tutte e tre, altrimenti non può cambiare niente. È un po' la differenza quella che si vede, no, fra, diciamo, in questo livello della grande massa umana, giusto? C'è una grande massa umana nella quale noi troviamo delle stesse identiche caratteristiche, delle psicosi identiche, incoscienti o non coscienti, ovviamente, su qualsiasi piano, un piano fisico, un piano psicologico, però è un mare di energia nel quale si muovono tante persone. Ci sono anche dei gruppi di persone, di esseri umani, che hanno sviluppato delle difficoltà differenti e vedono tutto questo in maniera differente. Uscendo da quel gran mare di energia, ovviamente hanno a disposizione un range molto più grande di visione. Si vede molto più di quello che hanno visto fino a quel momento. E si rendono conto che quello che prima non riuscivano a vedere in realtà esiste come ed è reale. Sì. Io non so se sento dei rumori e il mio microfono mi dicono. Madonna, posso uscire da questo telefono e entrare con un altro? Non credo, perché se tu esci da quel telefono si ferma la cosa perché l'hai fatta tu, giusto? Sì. Ah, ok. Però questi rumori di fondo ci sono sempre, perché adesso il microfono è questo. Ah, io non li sento. Non li senti? Io li sento. Io sento bene, mi vedo scura, ma perché sto sotto senza la luce. Ok, si sente bene adesso. Vediamo se ci sono altre domande. Si sentono altre voci, sì.
Ma giustamente, ma potevamo essere solo noi, no? Oh ragazzi, non mettetela questa su YouTube. Veramente. Allora, siccome tanto non si dice metafonia, c'ha ragione, vero. Sarebbe interessante poi risentire, no? Ogni volta che risentiamo c'è sempre qualcun altro. Sì, vedi quante persone lo dicono, sentono tutti qualche altra cosa. Oh mio Dio. Allora, andiamo avanti su questa domanda che ci avete fatto, se desiderate, serata di resate, ma tanto con noi è così, perché se non è una è l'altra, quindi vedrete poi quante ne combineremo. Allora, dicevamo che appunto c'è una grande varietà, no? di persone, di una grande varietà che forma parte di questa diversità del cosmo, e poi ci sono delle persone, tipi di realtà, chiamiamole così. Allora, alcune persone che sono all'esterno di questi gruppi, ad esempio, fanno un tipo di vita che conosciamo tutti benissimo. La nostra realtà all'interno di questi gruppi, all'interno di queste amicizie, come possono essere la mia con quella di Luca, io so, anche se Luca non lo sento mai, so che se io un giorno chiamo Luca, lui mi capisce, come se noi ci fossimo sentiti tutti i santi giorni. Stessa identica cosa lui con me e con altre persone, perché siamo sullo stesso flusso. È un fluire in armonia con le forze spirituali e altri stati di realtà che si trovano in uno stato che è più o meno distorto, questo è molto, non è fondamentale, diciamo, però sicuramente sono stati e realtà che non tutti conoscono. Voi che siete qua dentro siete già in questo tipo di flusso e siete già usciti da quella zona, un piccolo passo è stato fatto per uscire da quella zona di comfort che dicevamo prima. Sì, secondo me queste altre dimensioni di cui parli, queste realtà che diciamo sono nascoste occulte, si faranno presenti, anche qua io dico sempre non è detto, ma sicuramente maggiormente se noi siamo anche solo disposti ad aprire una finestra, se poi aprissimo un portone ancora meglio. Cioè quasi un giocarci. Io per esempio, per esperienza personale, ho fatto un 180 gradi nella mia vita, ma proprio affidandomi, cioè, alla vita, dicendo ok dai, ma con affronto, se c'è qualcosa, qualcuno, fatti vedere, fatti sentire. E se c'è energia, se c'è una richiesta pura, si smuovono delle forze veramente forti. Vero. Non dobbiamo neanche chiederci come e il perché di certe cose. Perché alla fine le cose accadono in maniera proprio... Aspetta, Diceva Fabiana Caruso, come si fa a capire quanto si è evoluti? E come si fa ad ampliare questa caratteristica? E come si capisce il proprio dono? Sempre per cose tantissime. Sì. Secondo me, anche qua è una cosa molto personale. Secondo me l'evoluzione, tra virgolette, di una persona è dimostrata dal grado di imperturbabilità a riguardo di quello che capita a questa persona, a riguardo di come viene trattata dagli altri o meno, e da quello che succede, in altre parole. Cioè dal grado, dal livello di pace interiore che la persona ha, uno. Vero. Perché secondo me la consapevolezza spirituale alla fine è questa, è essere imperturbabili, riuscire a capire che alla fine... tutto accade per un motivo e non contrastiamo, non andiamo contro il flusso di quello che succede. Mm-hmm. E sì. Adam, sì. Se no di. Perché sì, via le domande, non mi ricordo bene quello che aveva. E come si fa ad ampliare questa caratteristica? Secondo me è un processo praticamente infinito, cioè non c'è una linea di traguardo d'arrivo. E secondo me lo state, se siete,
seri a riguardo di mettere in pratica le cose di cui Pamela parla, di cui io parlo, di cui Matilde e altri relatori parlano nel gruppo, se ascoltate e mettete in pratica, secondo me così è il metodo più efficace per ampliare le proprie diciamo caratteristiche, le proprie abilità spirituali. Più riuscite a gestirvi situazioni pesanti, difficili, trasformando il dolore magari in anche passione, o comunque a vedere il dono nascosto dove prima vedevate la tragedia, secondo me quello è un modo, cioè quello è segno di evoluzione e che amplia questa evoluzione. E come si capisce il proprio dono? Se proprio non lo sai, io direi chieditelo, chiedi cosa sono venuto qui a fare, qual è il mio compito, diciamo. E poi chiediti, come lo dico sempre, invece di chiederti è giusto e sbagliato, chiediti come mi sento, cos'è che veramente desidero, chi sono in questa situazione, a riguardo di tutto. E iniziamo a far sì che siamo mossi da un sentore interno, da una preferenza personale che piano piano ci porterà anche al dono, io direi. Sì, io sono d'accordissimo, quindi c'è poco da, diciamo, da aggiungere. Per aggiungere qualcosa che perché siccome tanto le forze spirituali si appoggiano in questo, perché nel nostro cammino, no? In tutto quello che stiamo facendo, perché siamo qua per questo, allora siamo stati anche creati per questo. Quindi è anche un po', sì, è utile, perché è sempre utile avere un'idea, però in realtà è superfluo a volte chiederci in quale punto evolutivo siamo, perché è talmente tanto personale che perdiamo troppo tempo a guardare rispetto a qualcosa, rispetto a cosa, no? Rispetto a chi. Quindi magari possiamo lavorare su noi stessi per andare avanti rispetto a noi stessi. Perché comunque quello che a noi magari può sembrare un momento evolutivo più avanzato di una persona, sì, ci dimentichiamo però che siamo multidimensionali, quindi in una dimensione, in qualche caso, in qualcosa possiamo essere più indietro o più avanti in una, in qualche altro ambito gli altri sono più avanti o più indietro, quindi è troppo personale per poter poi prendere un punto e dire io sono più avanti o più indietro. Sì, è molto aleatoria la cosa, sì, così diciamo. E sono le 22 e il nostro tempo, uffa, che pizza, però è finito. E mi dispiace tantissimo, ma faremo una serata super stra ultra piena, inizieremo a fare le nostre prove dal giorno precedente. Niente, vi diamo un abbraccio immenso, è stato veramente un volervi dare un assaggio del nostro lavoro insieme. Io felicissima di essere stata qua, anche anch'io con Luca. Anch'io, grazie Pamela, ci siamo divertiti. Senza del sole. Ciao Pamela, ciao a tutti, grazie. La rifacciamo e la rifacciamo. Oh, ma ci siamo visti 10 minuti prima, però neanche quello ha funzionato. Niente, niente, niente. Tutte in diretta. Ciao, buonanotte. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.